Questa volta si parla di osservazioni fatte dopo le analisi, si parla di quello che è successo a Francavilla, del depuratore, Arta e Aca. Ci sono delle osservazioni che lasciano intendere che probabilmente c'è qualcosa che non va proprio al depuratore. È stato detto da parte dell'Aca che il problema di Fosso Pretaro sarebbe causato da una condotta sotto al mare, però il tecnico Arta, che è andato a fare il sopralluogo, invece sostiene che il depuratore, che funziona malissimo, l'espressione è sua. Ora, mentre il guasto di una condotta può essere un fatto accidentale, anche se insomma c'è una società che dovrebbe seguire condotte, ma il cattivo funzionamento del depuratore attiene alla gestione ordinaria, quindi vuol dire che l'Aca gestisce male il depuratore. L'Aca che cos'è? È quel sistema di potere clientelare affaristico costruito dal Partito Democratico fino anche a pezzi di centrodestra in questi anni, che è servito non per garantire la depurazione delle acque e il servizio idrico, ma per garantire il rifornimento di preferenze. Un'altra considerazione rispetto invece al mare di Pescara, gli sforamenti, secondo i dati dell'Arta, ci sono stati anche prima di fine luglio, e quindi l'atteggiamento di negligenza e omissione da parte dell'amministrazione comunale, segnatamente del sindaco Alessandrini, sono particolarmente gravi. Io francamente dico che l'opposizione fa bene a chiedere dimissioni, perché il Partito Democratico, se lo stesso comportamento l'avesse avuto Mascia, avrebbe fatto la medesima cosa.